Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a conoscere un po' meglio la mia libreria. Ho trovato questo video su un blog, vi lascio giù nell'info box il link, e mi ha catturato sin da subito perché, tolti bookshelf tour, sono pochissimi quei video che noi booktuber dedichiamo alle nostre librerie, che sono le indiscusse protagoniste del canale. E quindi ho detto, perché non farlo? Tra l'altro le domande mi piacciono anche, non sono particolarmente scontate come solitamente sono le domande dei tag. E quindi ho detto, ok, mi butto, lo voglio fare, mi piace tantissimo. E quindi per il video di oggi come compagna di avventure ci sarà la mia libreria. E nulla, partiamo subito con le domande. Descrivi la tua libreria e da dove arriva, dove l'hai presa. Allora, questa, la libreria, si compone di un settore in fondo là. Questo che vedete centrale, questo alle mie spalle, poi questo. E questo è il blocco principale, è una libreria in legno, è molto antica perché questa era la libreria di mia mamma, questa era la camera di mia mamma, quindi non saprei dirvi da dove arriva. E c'è una nuova new entry che vi ho fatto vedere su Instagram tempo fa, sempre in legno, però purtroppo non combacia il colore ed è lì a fianco, è una libreria in verticale molto piccola, giusto per dare un po' più di spazio, perché non ci sta più niente. Seconda domanda, come organizzo i libri nella mia libreria? Allora, un po' sentimento, un po' di organizzazione c'è, per esempio, quelle alle mie spalle, questo è lo scaffale dedicato alla MAS, quello sotto alla Evyard con qualche piccola eccezione. Sopra abbiamo dei libri che cromaticamente stanno bene assieme. Qui abbiamo tutti i draghi Mondadori, qui abbiamo le uscite Oscar Volt fino a qua, dopo di qua ci sono i libri nuovi della Mondadori, tutte comunque copertine rigide. Qui ho tutto Joël Dicker, questa è tutta la parte in fondo qua dedicata a Harry Potter e diciamo che la mia libreria è strutturata fino a dove vedete. Qua sopra, ai lati soprattutto, ci sono quei libri che non sapevo bene dove mettere, non perché non mi siano piaciuti, per esempio qua su vedete la trilogia di Multiversum, che io ho adorato con tutto me stesso, però non sapevo bene come raccapezzarmi nella parte centrale della libreria e quindi gli ho dedicato uno spazio in alto, però come potete vedere c'è un ordine, qui ci sono tutte copertine rigide, qui si intravedono, sono flessibili, alle mie spalle qua ancora abbiamo tutte rigide, mentre qui in alto ci sono tutti gialli, più improntati sull'horror thriller, che sono veramente pochi, e quindi li ho messi qua in altro. Mentre nella libreria, quella nuova che vi dicevo che non avete mai visto qua su YouTube, ecco lì, col fatto che non si vede, col fatto che non devo render conto a nessuno, lì c'è un po' di tutto e per il momento non la vedrete. Terza domanda, qual è il libro più lungo che possiedo in libreria? E questa è una domanda interessante, perché diciamo che la mia libreria è famosa per avere dei mattonazzi non indifferenti. Diciamo che sono pochi libri con meno di 500-600 pagine. Provo a cercarlo. Allora, dopo svariate ricerche, mi sono fatto trarre in inganno dai draghi, perché a vederli sembrano molto grandi. In realtà sono sulle 700 800 pagine, cosa che per esempio è anche questo libro qua, che sarebbe Crescent City, che comparato non lo direste mai, e invece lo è. Mi è venuto in mente che ho un libro che effettivamente a vederlo, sì, sembra un bel mattone, ma mai si andrebbe a pensare che è composto da 1200 pagine, perché queste pagine sono molto fine, quindi non sembra. Ebbene ragazzi, è Stephen King It, questo è il libro in assoluto più lungo che io ho nella mia libreria, perché 1200 pagine penso di non avere null'altro con questa grande capienza. Certo, ci sono dei libri che possono sembrare addirittura più grandi, ma è tutta scena, le pagine sono più spesse, la copertina è più grande, questa è una flessibile, è scritto anche particolarmente piccolo. Continuo a ripromettermi di leggerlo il prima possibile, a parte che mi mette una grand'ansia, però sono super curioso di leggere la storia perché i film mi sono piaciuti tantissimo e quindi vorrei andare alla radice per capire bene il tutto, perché i film ad alcune domande non hanno risposte, quindi ho dei dubbi e quindi ansia. Potrebbe starci in questo periodo, anche se a me non piace per niente Halloween come festività, quindi non ho nemmeno fatto TBR a tema, quindi quando me la sentirò, it passerà sotto i miei occhi.
Adesso invece, qual è il libro più corto della libreria? E qui vado abbastanza sul sicuro. Scherzavo, cioè io so di averlo, ma non so più dove l'ho messo questo libro, perché è veramente minuscolo. E non lo so. Trovato. Allora, in realtà sono due, sarebbero We Should All Be Feminists e Kindred Spirits. Allora, di questo trovate anche una recensione sul canale, vecchissima. Questi sono i libri più piccoli che io posseggo, sono veramente minuscoli, forse non rendono, però vi voglio fare un paragone con un libro normale. Uno a caso, Iperversum, che ce l'avevo a portata di mano, notate quanto sono più piccoli rispetto ai libri canonici. Adesso vi faccio vedere anche l'altro, perché le prospettive con i video non rendono mai. Sono veramente molto piccoli e guarda, si leggono in mezz'oretta, dipende anche meno. E quindi sì, decisamente questi due sono i libri più corti che posseggo in libreria. È presente un libro che hai ricevuto come regalo di compleanno? A bizzeffe, per esempio, tutti i draghi un po' vecchiotti del Trono di Spade, li ho ricevuti come regalo di compleanno tempo fa, ma per parlare dei regali di compleanno di quest'anno vi lascio qua il video che vi ho fatto vedere, i draghi della Divina Commedia, questi sono stati dei regali di compleanno, così come l'edizione illustrata di Harry Potter e il Calice di Fuoco in italiano, questa è stata un regalo di compleanno di quest'anno, così come anche, non si vedono ma sono più in qua, tutta la serie dei fumetti di oddio, mi viene il nome, Locke & Key, quindi insomma diciamo che nella mia libreria ci sono tantissimi libri che mi sono stati regalati, perché appunto quando la gente mi chiede cosa vorresti che ti regalassi per il compleanno per Natale, libri, libri, libri. Nella tua libreria c'è un libro di un tuo amico? Alla domanda di prima sì, mi sono stati regalati dei libri, ma non posseggo dei libri di miei amici, perché a mia volta io non farei mai una cosa simile, cioè non darei mai i miei libri in mano a qualcun altro, quindi non mi aspetto che loro lo facciano con me. E quindi no, non ne ho. Quello che vedete alle mie spalle è tutto mio. Ora è il turno del libro più costoso che ho nella libreria. E qui sono quasi sicuro di dire che andremo su un drago. Adesso guardo quale. In realtà pensavo peggio. Allora, non supero mai i 50 euro, nemmeno i 40. Quelli più che pensavo fossero i più costosi, ovvero tutti i draghi e qualche edizione particolare che ho in giro, sono, come per esempio anche questi, sono sui 29-30 euro. Ma ce n'è uno che supera i 30 euro e quindi detiene il primato del libro più costoso che ho in libreria, ovvero la nuova edizione che vi citavo prima di Harry Potter e il Calice di Fuoco. Questo viene appunto 39 euro e è l'unico libro che ho in libreria che raggiunga tale cifra. E pensavo di avere qualcosa di più in realtà, ma ora che ci penso è nella mia fantasia perché. Magari ci sono delle edizioni super fighe, super pazzesche, che magari ho nella wishlist, cosa probabile, ma che non ho mai comprato. Quindi ero convinto di avere robe che costassero chissà quanto, ma non sono mai arrivato al punto di cliccare su acquista e quindi non ci sono. Tra l'altro questo è stato, come dicevo, un regalo, quindi non l'ho pagato io, però è sempre lì, rimane comunque il libro più costoso all'interno della libreria. Ora è il turno dell'ultimo libro che ho letto, che ho in libreria, e sarebbe Il Custode delle Tempeste. Di questo ve ne ho parlato nel wrap-up di aggiornamento delle letture estive. Ahimè, ora ho iniziato l'ultimo semestre di università, il tempo per leggere è sempre meno, quindi sono ancora fermo a questo, ne ho in lettura un altro. Ad ogni modo, questo rimane l'ultimo libro letto. Posseggo una serie completa. È tutta una serie completa qui. Potrei farvi vedere, cioè, ragazzi, guardatela tutta, cioè praticamente tutta, sono tutte serie complete queste, 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 insomma. Tutte sono serie complete, se dove, sarebbe ingiusto mostrarvene solo una, che ne ho tantissime, quindi continuate a guardare alle mie spalle e vedrete tutte serie complete. Il libro più vecchio che ho in libreria, e questa è una domanda interessante, perché il libro più vecchio che ho in libreria. Se mi seguite dagli albori di questo canale, sapete che io ho iniziato a leggere relativamente tardi, ovvero non sono uno di quelli che sin da bambino leggeva libri, chissà cosa, chissà quanti libri abbia. No, io ho iniziato a leggere super giù all'inizio delle superiori, quindi vi mostro i due volumi che sarebbero i rispettivi primi volumi di due saghe che mi hanno veramente rapito, due generi completamente diversi, non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma uno risale al 2012, uno al 2013. E sì, sono i libri più vecchiotti che ho nella libreria. Sarebbe appunto il primo volume della pentalogia di Night School, Il segreto del bosco.
C'entra nulla questo titolo con la serie, e che sarebbe uno young adult thriller politico. E poi abbiamo Hunger Games 2013-2012, e sono state prima trilogia distopica che mi ha aperto un mondo e mi ha fatto innamorare della distopia in generale. E poi Night School, vabbè, questo è un genere un po' a sé stante, veramente. Questa è la saga che ha caratterizzato la mia adolescenza. Non c'è Twilight che regga, non ho mai letto Twilight, non vogliatemene. E questa davvero avrà per sempre un posto nel mio cuore. Prima o poi questi 5 libri li vorrò rileggere, senza dubbio. Qual è il libro che non daresti praticamente mai in mano a nessuno, quindi non lasceresti mai incustodito? Allora, non saprei perché io davvero sono affezionato a tutti i libri che possiedo, è proprio una cosa molto forte, possessiva la mia. Però in questo caso mi butto su un'edizione speciale, particolare, che non ha un significato particolare per me, lo avrebbe avuto un altro volume della serie che sto per mostrarvi se fossi stato in grado, se fossi riuscito a comprare l'edizione speciale di quel volume. Ancora adesso la cerco, ma non la trovo se non a prezzi veramente esorbitanti. Però io vi mostro quello che ho, ovvero la edizione speciale di Tower of Dawn. Questa sarebbe la Barnes & Noble, che tra l'altro non spediscono in Europa, spediscono solo in America, motivo per cui queste edizioni non si possono avere in Italia. Questa però l'ho trovata su Amazon, non, così a caso, anche a poco prezzo in realtà, qualche mese fa, e l'ho comprata. E questa edizione speciale contiene qui. Ci sono dei materiali aggiuntivi che non ci sono nel libro normale, ovvero appunti che ha preso Sara stessa durante la stesura del romanzo, e poi dei commenti che ha fatto, dei commenti che ci sono accanto ai capitoli in fase di editing. E quindi ci sono particolarmente affezionato e la conservo con tutto me stesso. L'edizione che a me sarebbe piaciuto avere è sempre Barnes & Noble, se posso farcela, di Kingdom of Ash, quella che all'interno ha la fan art con Manon, Dorian, Rowan, Selina, Cowl. Non mi ricordo se era questo l'ordine, comunque quella è spaziale, ma non riesco a trovarla. Quindi per il momento vi mostro questa. Ora. Qual è il libro più rovinato in condizioni peggiori? Allora, penso di non avere dei libri in condizioni estremamente brutte. Mi viene in mente 10 piccoli indiani di Agatha Christie perché all'epoca non avevo questo amore spasmodico per i libri, quindi lo misi nello zaino con la cuffia della piscina e quindi, come potete vedere, si è tutto bagnato ed è praticamente una montagna russa questo libro. Altri libri possono essere libro super recente, Crescent City, l'ho letto quest'estate e il problema è che le pagine sono veramente tante e quindi si è scollato, come potete vedere qua. Non voglio forzarlo troppo perché è incollato per miracolo e quindi quando giravo le pagine avevo sempre paura che mi rimanesse in mano il libro, però adesso questo è stato letto, come potete vedere qui è tutto rovinato. Stai E dopo questo momento non lo tocca più nessuno. Il libro che è da più tempo in libreria e non hai mai letto. E qui, ragazzi, vado sul sicuro, me ne vergogno. Le Cronache di Narnia. Questo lo comprai nei primi anni delle superiori. Appena uscì questa edizione, tra l'altro, quindi anni e anni fa. Avevo anche letto le prime pagine, però non l'ho mai letto. Ed è proprio, penso sia il libro più vecchiotto che ho in libreria, che proprio non ho mai considerato. E me ne dispiace perché vorrei farlo. Mi ispira tantissimo, però. Mi spaventa la mole, non posso farci niente, non giudicatemi, però mi fa un po' paura. Domanda opposta, qual è invece il primo libro che ho letto nella mia libreria? E qui mi ricollego a Il Segreto della Notte e Il Segreto della Notte, sì, Il Segreto del Bosco e Hunger Games, anche se in realtà non è vero, perché il primissimo libro che ho letto che ho in libreria sarebbe 50 sfumature di grigio, che ora non voglio neanche sapere dove sia stato posizionato. Penso nella libreria della vergogna in fondo. Non fatemelo tirare fuori, non consideriamolo e quindi Hunger Games o Night School. Qualche libro autografato? Sì, ce ne sono diversi, ve li faccio vedere. Broken Throne di Victoria Edgeyard con questa edizione speciale, autografato. Catwoman di Sarah J. Maas, autografato. Warstorm sempre della Edgeyard, l'ultimo della saga di Regina Rossa, anche questo. Autografato. Questo penso sia un prestampato, però pazienza, edizione speciale di Six of Crows, Aurora Burning di Amy Kaufman e J. Christoph. Possiamo fare.
autografato, questa è l'edizione speciale Illumicrate che ho preso tempo fa, ora non penso sia disponibile. Ora vi faccio vedere gli ultimi che mi sono venuti in mente, poi ce ne sono altri mi sembra, ma non stiamo qua a perderci troppo tempo. Absence di Chiara Panzuti, dedica e autografo, e anche il secondo ha una mini dedica con l'autografo. Questi sono stati autografati al Salone Internazionale del Libro di Torino di 3 anni fa, quando la intervistai anche. E niente ragazzi, questa era l'ultima domanda, pensavo fosse una cosa un po' più veloce, qua sono 28 minuti di registrato, chissà in editing poi quanti ne rimarranno. Spero che questo video vi sia piaciuto e che voi vi siete divertiti insomma a spulciare un po' all'interno della mia libreria. Io noi ci vediamo al prossimo video, che non so ancora cosa sarà, forse la recensione della trilogia di Akotar. Chi può dirlo? Ciao ragazzi!